Stile eccentrico e riconoscibile, prezzo ragionevole per una City Car Premium. Motori a benzina, cambio solo automatico. In sintesi, ecco la nuova Mini Cooper. La quinta generazione dell'iconico modello da città ancora una volta cresce nelle dimensioni. In verità, solo un tanticchio, 3 cm più lunga e 3 più larga dell'auto che sostituisce. In pratica, la nuova Mini, che nella versione a tre porte si chiama semplicemente Cooper, è solo leggermente più grande del modello che sostituisce e lo spazio è quello di sempre. Dopo essersi seduti sui sedili di entrambe le file, si può tranquillamente confermare che c'è molto spazio davanti, ma che è meglio riservare i sedili posteriori ai figlioletti. L'abitacolo, però, appare più spazioso di quelli delle generazioni precedenti, perché contiene molte meno cose. Per esempio, il cruscotto è stato ridotto ai suoi elementi basilari e in una barretta rettangolare arrotondata, a centro plancia, sono stati ospitati l'accensione motore, la levetta del cambio, i comandi del clima, ovvero gli unici controlli fisici. Lo spazio del bagagliaio è quello solito, 210 litri con i sedili posteriori in posizione e 800 litri con la panca ripiegata. Perché la Mini Cooper è sempre se stessa, da quando Sir Alec Isigonis la lanciò nel 1959. Agile, guida da kart, un bel rombo del motore benzina. Se fosse stata diversa, non avrebbe vinto il Rally di Monte Carlo e non avrebbe fatto innamorare generazioni di clienti. E chi ha bisogno di una Super Mini, con più spazio nel bagagliaio e nei sedili posteriori, trova una brillante soluzione nella SUV Countryman, anch'essa nuova di zecca. Sul filo della tradizione di essere una vettura innovatrice, la Mini Cooper si distingue per offrire una serie di diversi suoni, una ventina, composti proprio per lei, per scandire i vari servizi ai quali si accede. Non manca una vecchia conoscenza dei bambini che sono cresciuti andando a scuola e in palestra su una Mini. Nel touchscreen si annida Spike, il simpatico bulldog progettato per enfatizzare il carattere britannico dell'auto, capace di assistere il conducente con i controlli di navigazione e riscaldamento. Mini riesce sempre a entrare nel cuore dei giovani automobilisti, ma anche delle giovani automobilisti, proprio per questo suo carattere estremamente iconico, per questa sua attenzione a tutto quello che è il design, ma abbraccia in modo più ampio chi è appassionato di lifestyle e apprezza uno stile diverso, estremamente avanguardista. Tutto quello che è la tecnologia a bordo è estremamente avanzata, come lo sono anche i sistemi di assistenza alla guida. Diciamo che è un significativo passo avanti, da una parte il minimalismo nel design, ma sicuramente avanguardista per tutto quello che è la parte tecnologica. Insomma, Mini Cooper è una berlina esclusiva allestita con interni raffinati. Un esempio su tutti, il materiale riciclato piacevole al tatto che ricopre la parte inferiore della plancia o il beauty case tra i sedili che sostituisce il vano portaoggetti, progettata per eccellere sulle tortuose e trafficate strade urbane. Naturalmente anche questo nuovo modello offre la stessa divertente esperienza di guida di tutti i suoi predecessori. Il volante ha la corona bella spessa ed è piccolo di diametro. La risposta è diretta ma più progressiva rispetto al passato. Perfetto per lo stile di guida go-kart che consente agilità e precisione nell'affrontare le curve. La tenuta di strada è sincera e la nuova taratura delle sospensioni a controllo elettronico rende la nuova Mini più confortevole sui fondi stradali irregolari, rotaie, pavé, buche varie. Diverte cambiare le marce dell'automatico doppia frizione a 7 rapporti con le palette al volante, che fa sentire un pochino piloti, mentre alla sicurezza pensano una ventina di sistemi ADAS per una guida autonoma a livello 2. Con una potenza di 204 cavalli, il motore 2000 benzina a 4 cilindri della Cooper S, che Safe Drive TV ha guidato durante la prova, garantisce uno 0-100 km/h in 6,6 secondi. L'alternativa per ora è il 3 cilindri 1500 da 156 cavalli della Cooper C, che scatta da 0 a 100 in 7,7 secondi. Il listino delle nuove Mini Cooper a benzina, che si affiancano alle versioni elettriche, parte da 28.900 euro.